Buonasera a tutti, oggi è la giornata mondiale per la libertà di stampa, quindi sembrava opportuno ed importante venire qua nel presidio No Discarica tra Casorezzo e Busto Garolfo, che è un luogo molto simbolico e importante per quello che riguarda le battaglie ambientaliste in Lombardia per la difesa dell'ambiente. Abbiamo messo le bandiere dei Verdi, ma voi direte: cosa c'entra questo con la libertà di stampa? Eh sì, perché se non c'è la libertà di stampa noi possiamo fare tutte le iniziative che vogliamo, perché noi qua sostanzialmente, noi mi riferisco agli abitanti di Casorezzo, di Busto Garolfo, di Parabiago, di tutti i comuni confinanti, siamo tutti contro la discarica, anche le pubbliche amministrazioni sono contro la discarica. La responsabilità è di Regione Lombardia, che va ad effettuare uno scaricabarile su città metropolitana, la politica che si nasconde dietro ai tecnici, e se non c'è libertà di stampa viene a mancare questa narrazione. Quindi oggi è ancora più importante ribadirlo, lavorare per una libertà di stampa, per una narrazione libera, perché diventa ancora più difficile portare avanti le istanze di tutela del territorio per la salute. Quindi adesso, in questi pochi minuti che siamo qua, possiamo passare? Certo, oh, ciao! Ciao, cosa stai facendo? Niente, stiamo facendo un flash mob in diretta. Ciao, saluta! Perché oggi è la giornata mondiale per la libertà di stampa, e se non c'è una narrazione, una spiegazione degli accadimenti che succede, diventa ancora più difficile difendere il territorio e portare l'accento sulla difesa della salute e dell'ambiente. E vai, sei niente. Grande. Grazie, ciao, una figurata. Vedete il bello della diretta? Quindi, Gilberto Rossi, Verdi, Europa Verde, giornata mondiale per la libertà di stampa. Spero che, nonostante il traffico, siate riusciti a sentire quello che dicevo. Ciao, buona serata a tutti.